Ciao e bentornati in un nuovo video. Siamo giunti alla fine, di questa piccola serie, di accessori elettronici, perché quello che andrò a montare oggi è il terzo ed ultimo accessorio elettronico. Sto parlando del Test Logic, eccolo qui, arrivato ieri fresco fresco. È un prodotto che avevo già sulla Tesla Model Y, quindi avevo già recensito sul canale, ma su un'altra Tesla. Su questa Tesla Model 3 Highland non l'ho ancora installato, provato, non so se le funzioni siano le stesse, spero di sì perché, come ho detto più volte, questo è un accessorio al quale non avrei mai rinunciato. Andremo a scoprire dove si collega perché io non so dove sono le porte OBD all'interno di quest'auto. Ho già dato una sbirciata al manuale, dovrebbero essere sempre più o meno allo stesso posto di Model Y, ma insomma vediamo se l'installazione sarà altrettanto facile. Tutto dopo la sigla. Ladies and gentlemen. Allora, andiamo a fare un rapido unboxing. Non l'ho ancora aperto, ma so già cosa c'è all'interno. Allora, questa è la centralina che va ad interfacciare tutte le funzioni e i dati dell'auto con l'applicazione del telefono, con l'applicazione Test Logic, ed è quella che va collegata tramite il suo cavo alla presa OBD all'interno dell'auto, che vedremo tra un attimo. Poi c'è la sua staffa di sostegno che si mette col biadesivo alle spalle del volante, anche questo lo vediamo tra un attimo. Poi, allora, vi faccio vedere che nella scatola qui c'è un QR code per il manuale e troverete anche Model 3 Highland, ma oggi avrete anche questo video, quindi insomma vedete quale vi è più comodo. E poi c'è l'altro QR code per scaricare l'applicazione, sia per Android che per Apple, quindi l'applicazione la trovate su entrambi gli store. Sotto vediamo cosa c'è. Allora, io passerei subito alla cavetteria, che è semplicissima perché questo è il cavo di collegamento tra centralina ed auto, ed è semplice perché questo va collegato all'OBD, diciamo, e questo qui invece va collegato poi alla centralina del Test Logic. In più ci sono questi altri due cavi che vedremo dove andranno installati, sempre nei pressi dell'OBD, vista la lunghezza sarà tutto lì in prossimità. Poi abbiamo la levetta di plastica classica arancione, di queste ne ho una collezione, ma comunque c'è. E poi c'è all'interno questo disco che permette, nel caso in cui abbiate scelto il modello con ricarica wireless, di isolare la ricarica wireless. Io direttamente, sapendo che non la utilizzo, ho scelto il modello, che tra l'altro costa anche di meno, senza la ricarica wireless. Uno, per non passare il cavo da dietro al volante alla presa USB-C posteriore, che è un passaggio semplice ma non mi andava di farlo, e due, perché avendo avuto già Test Logic sull'altra auto, so già che a me la ricarica wireless non interessa, e quindi andrò a montare questo dispositivo con questo disco col biadesivo. Questo è magnetico e il telefono si terrà fermo, fisso dietro al volante, per vedere tutti i dati che tra poco appunto analizzeremo. Io inizierei a installare la centralina e poi passiamo alle spalle del volante. Allora, da quello che ho visto sul manuale, la presa OBD dovrebbe essere qui dietro, quindi dobbiamo andare a staccare la guarnizione. E considerate, ragazzi, che è la prima volta che lo faccio su quest'auto, e poi dobbiamo andare con la levetta in plastica a staccare, credo che faccio meglio con le mani, a staccare questo. Ecco fatto, sul posteriore ho fatto. Ok, quindi tutto con le mani, effettivamente. Vediamo se la posso usare qui, almeno per dargli un senso. Ops, l'ho buttata per terra. Comunque, eccolo, piuttosto facile. Non ho usato neanche questa alla fine. Questo qui si toglie sempre con questa staffettina di plastica. Una volta che l'abbiamo tolto, eccoli lì dietro, abbiamo trovato l'OBD. Allora, ho zoomato per farvi vedere che la OBD che c'è qui è vuota, quindi è proprio una predisposizione che lascia Tesla, magari anche per altre cose, ma noi in questo caso ci andremo a collegare la centrale del Test Logic. E invece poi qui c'è quell'altra, questa è l'alimentazione sicuramente, che dovremo collegare con il ponte che ci offre il cavetto Test Logic. Spengete sempre la macchina dal paddone, sicurezza, in fondo c'è spengimento. Sganciato anche questa parte di moquette in modo da lavorare un po' più comodo. Andiamo a
collegare il cavo del TestLogic. Macchina spenta, come ho detto, questa presa OBD è vuota, quindi noi ci andiamo a collegare la centralina in questo modo e poi dovremo andare a prendere l'alimentazione per questa da qui, che è molto semplice perché togliamo quella che è già infilata in questo modo, ci andiamo a infilare quella del TestLogic e poi sempre il TestLogic ci offre il ponte per ricollegare quella che già c'era collegata prima in questo modo. Ecco fatto, l'installazione della centralina è praticamente finita. Adesso andremo a mettere questa centralina un po' occultata qua dentro, tanto di spazio ce n'è abbastanza. Allora, visto che ho tolto questa parte di moquette, che devo dire è fatta anche meglio di Model Y perché è incollata su una plastica rigida, per farvi vedere che effettivamente la centralina possiamo andarla ad occultare qui perché c'è veramente tanto tanto spazio. Ecco fatto, in questo modo possiamo richiudere il tutto senza nessun problema. Quindi collegamento dadi e collegamento alimentazione, richiudo il tutto. Ok, andiamo a rimontare questo pannellino. Perfetto, ecco fatto, tac. Fatto, e poi la guarnizione. Fatto, rimettiamo il tappetino e passiamo alla parte bella. Allora, eccoci qui dietro al volante. Prima cosa, andremo a tirare indietro tutto il piantone dello sterzo. Io me lo abbasso anche in modo che sto più comodo e vedo meglio. Poi passiamo un pannetto in microfibra giusto per far aderire bene l'adesivo 3M. Facciamo un primo posizionamento senza togliere la pellicola del biadesivo, solo per vedere qual è il punto migliore per andarlo a mettere. Ecco fatto. Non vado da nessuna parte, cioè è proprio impossibile. Impossibile. Perfetto. Premiamo il freno. Ok. Eh sì, abbiamo ancora margine e io comunque guido in questa posizione, quindi va benissimo. Ed eccola qui la basetta del TestLogic, perfettamente centrata dietro al volante. Allora, schermata principale del TestLogic, come vedete il posizionamento dietro al volante è veramente comodo. Io non sono stato mai amante dei monitor aftermarket, neanche su Model Y, pur avendo la possibilità di non pagarli. Non l'ho mai installati perché secondo me insomma non trovo la mancanza. Invece il monitor del telefono messo là dietro per il TestLogic lo trovo veramente veramente comodo. Allora, questa che vedete adesso è la schermata principale, quella che abbiamo appena apriamo l'applicazione, che è la schermata dove ci segna la velocità costantemente al centro della schermata, e poi ci sono altri valori che possono interessarci oppure no, ma insomma sono lì a nostra disposizione. E con la rotellina destra del volante cambiamo le schermate. Allora, se andiamo a destra, innanzitutto abbiamo la mappa e quindi vediamo la strada che stiamo percorrendo. Non è possibile impostare dei percorsi, quindi per la navigazione utilizzeremo sempre il navigatore dell'auto. Vedete, ho messo casa come indirizzo, ma su questa schermata non è cambiato nulla, quindi quella destra potete anche disattivarla perché tanto non credo che venga tanto utilizzata. Questa è quella che abbiamo appena descritto. Vi ricordo che se mettete le frecce destra, sinistra, avrete sulla schermata del telefono il lampeggiamento a destra e a sinistra verde, e se l'angolo cieco è occupato il lampeggiamento diventa rosso. Questo ci va ad indicare diciamo che non possiamo effettuare il sorpasso. Schermata a sinistra, questa è quella che durante il viaggio io utilizzo più spesso, più o meno, perché è quella che va ad indicare i consumi in tempo reale della batteria. Quindi in questo momento io sto utilizzando il climatizzatore e sta impiegando 1.2 kW la climatizzazione, altri 0.3, quindi 300 watt per altri diciamo utilizzi dell'energia. Quindi i fari sono praticamente sempre accesi nella Tesla, quindi saranno i fari e altre cose.
E poi c'è in alto a sinistra, questa è una single motor e quindi abbiamo soltanto un motore, c'è la potenza che stiamo, l'energia che stiamo consumando col motore, quindi se accelero consuma tantissimi kilowatt, quando lasciamo l'acceleratore va in negativo, la luce diventa gialla, il colore diventa giallo perché stiamo rigenerando. Mi accosto qui, almeno vi faccio vedere altre funzioni, all'ombra ovviamente. Quindi questa schermata io la utilizzo per vedere, per togliermi la curiosità di quanto sto consumando tra la climatizzazione, il motore, il riscaldamento batteria o eventualmente il preriscaldamento dei sedili. Schermata ancora a sinistra e qui abbiamo una schermata che serve per vedere innanzitutto la temperatura della batteria, 39 gradi. Abbiamo questa grafica che ci va ad indicare la forza G, quindi quando acceleriamo, freniamo, quel pallino rosso si va a spostare in base alle forze che agiscono all'interno dell'abitacolo. A destra abbiamo la potenza in cavalli erogata, al centro la velocità in chilometri orari, ma poi abbiamo lo 0-100 che è appunto partendo da zero, da fermi, schiacciando tutto l'acceleratore. Parte il cronometro e vi segnerà lo 0-100 e lo 0-60 e anche i cavalli massimi che avete erogato per fare quello sparo, quello 0-100. E poi c'è un quarto di miglio, insomma, se avete strada potete provare a fare anche il quarto di miglio. Adesso ve lo faccio vedere. Proviamo questo 0-100. Vediamo quanto ci mettiamo. Ammazza, 6 secondi e 0,1. È effettivamente quello che dice Tesla, 6 secondi, 6 e 0,1 e abbiamo erogato 295 cavalli. Insomma, questo è un giochino che se potete farlo, se avete la strada, vi togliete lo sfizio giusto per farlo. Quindi questa schermata, insomma, può essere anche divertente. Poi in questa pagina ci sono gli shortcut che però troviamo anche nella prima schermata, questa qui, cliccando in basso a destra. Ugualmente avremo accesso agli shortcut che secondo me sono il valore aggiunto di questa versione del TestLogic, la V2. Andiamoli a vedere dall'ultima schermata che è un po' più pratico. Partiamo dal primo, battery preheat, che significa è il preriscaldamento della batteria. Come sappiamo, Tesla preriscalda la batteria quando andiamo o ai supercharger o a delle ricariche fast che vengono segnate sul paddone. Peccato che moltissime delle ricariche fast che utilizziamo non ci sono sul paddone, o se ci sono comunque non viene attivato il preriscaldamento. È un peccato perché poi si perdono minuti di ricarica se non si arriva con una temperatura della batteria ottimale. E quel comando non fa altro che attivare il preriscaldamento. Quindi se ci clicchiamo e poi andiamo a vedere dalla schermata quella principale, diciamo. Vediamo che a fianco alla percentuale della batteria, quindi a fianco al 60%, c'è il simbolo del preriscaldamento attivo. Come me ne accorgo dal paddone? Ecco, se guardate in questo momento io ho la marcia D inserita e se guardate qua sulla barra dei consumi io sto consumando energia nonostante l'auto sia ferma. Questa è un'energia di marcia che viene visualizzata solo quando si preme l'acceleratore. In questo momento sto consumando energia perché è attivo il preriscaldamento della batteria. Se torniamo sullo shortcut e lo disattiviamo, non solo vedremo che dalla schermata sparisce il simbolo del preheat, ma sparisce anche il consumo che stavamo avendo a macchina ferma, proprio perché abbiamo rispento il preriscaldamento. Se lo riattiviamo, si riattiva qui a fianco alla schermata del TestLogic ed ecco qui è ritornato a consumare energia l'auto perché sta preriscaldando. In realtà, se avete orecchio, il preriscaldamento della batteria si sente anche perché parte una ventilazione aggiuntiva. Andiamolo a disattivare, così abbiamo tolto il preriscaldamento. Secondo shortcut, il kill kickdown, che cos'è? È la possibilità di passare da guida soft a guida standard senza toccare nulla ma premendo tutto l'acceleratore. Quindi io guido in soft ma devo fare un sorpasso, ho bisogno di tutti e 259 cavalli dell'auto, anziché andarmi a cercare il comando qui su dinamica e metterlo in standard senza togliere assolutamente le mani al volante, basta premere tutto l'acceleratore e l'auto passa in standard o in sport per chi ha una performance o per chi ha un boost su una long range. Nel momento in cui per i successivi 30 secondi non si guida con l'acceleratore a più dell'80%, l'auto da sola ritornerà nella soft mode, quindi torneremo a guidare in soft. Io ce l'ho sempre attivo perché se ho bisogno di fare un sorpasso basta che premo l'acceleratore e ho tutti i cavalli.
Snow Ice Mode è la modalità per la neve, quindi l'energia, la potenza viene ripartita al 50% sull'asse anteriore e al 50% sull'asse posteriore per chi ha una dual motor. Nel mio caso sarà semplicemente una partenza assistita perché questa macchina ha soltanto un motore posteriore. Lo stesso vale per Slip Start Mode. La Slip Start Mode, se l'andiamo ad attivare, ecco qui che viene abilitato anche dal paddone Slip Start Mode abilitato, quindi è una modalità di partenza assistita, ok? Poi abbiamo la Regen Braking Control. Se noi andiamo, ops, scusate, ad attivare questa, però questa ve la devo far vedere dall'ultima schermata che si capisce un po' meglio. Eccola qua. Se attiviamo questa funzione andremo a rigenerare la batteria a secondo di quanto vogliamo farlo. 0% significa che quando lasciamo l'acceleratore la macchina va in veleggio e quindi non rigenera assolutamente la batteria. Però questo valore è impostabile fino al 100% e quindi la rigenera il più possibile. Funzione che io non utilizzo e che ce l'ho praticamente sempre spenta. E poi abbiamo Winter Wiper Sparking. Praticamente questa funzione riguarda i tergicristalli. Per chi abita in montagna o comunque in inverno, se volete evitare che si congelino le spazzole dei tergicristalli sul vetro, andando ad attivare questa funzione e impostando la temperatura alla quale deve partire il sistema, faremo in modo che al raggiungimento della temperatura, io metto 0 gradi, i tergicristalli da soli salgono di una ventina di centimetri e si posizionano sul vetro. Questo perché la mattina, quando vado a fare il preriscaldamento dell'abitacolo, vado a decongelare le spazzole dei tergicristalli in modo che siano libere. Da sole, poi in automatico, quando mettiamo la marcia D, le spazzole si riabbassano e tornano nella posizione di riposo. È una funzione che per chi abita in montagna o in inverno potrebbe avere un senso. Io non credo di utilizzarla poi così tanto. E poi abbiamo Anti-Kick Speed Limit, e questo è veramente una funzione comodissima. E praticamente attivandola faremo in modo che l'auto non ci faccia mai superare il limite di velocità che c'è in quel momento sulla strada che state percorrendo. E potete andare ad impostare una tolleranza, quindi da meno 10, quindi andrà a meno 10 km/h rispetto al limite. Adesso, per esempio, qui c'è 90. Se provassi ad andare a più di 90, a più di 80, non ci andrebbe perché ho messo meno 10. 0 vi fa stare sempre al limite di velocità. Che cosa significa? Che se voi provate ad accelerare, a superare quel limite, la macchina non ve lo supera perché avrete inserito questo anti-ticket speed limit. Anti-ticket perché è proprio per non prendere multe, in quanto ci sono alcune zone soggette a controlli della velocità che magari i limiti sono un po' esagerati, in difetto, e quindi può succedere di prendere dei verbali. Attivando questa funzione e impostandola, voi, anche se provate a superare il limite di velocità, la macchina non sentirete proprio una perdita di potenza sotto l'acceleratore, non cammina di più perché non vi fa superare il limite. C'è un'eccezione, e cioè se premiamo tutto l'acceleratore fino in fondo, questa funzione si va a disattivare. Magari abbiamo bisogno di fare un sorpasso o comunque c'è un'emergenza, senza che andate qui a disattivarla. Se premete tutto l'acceleratore, questa funzione viene disattivata in automatico. Io la trovo molto comoda, soprattutto sulla strada statale Pontina che percorro spessissimo, perché là in alcune zone fanno i verbali. Poi manca qui una voce, che è quella della drift mode o delle modalità di guida. Perché non c'è? Perché questa macchina, purtroppo, essendo un RVD, quindi avendo un motore solo, manca la voce, diciamo, che serviva per disattivare tutti i controlli di stabilità e dare potenza solo al motore posteriore, appunto nel caso in cui ne avesse avuti due. Vi lascio il link della vecchia recensione che ho fatto su Model Y, perché lì invece la drift mode l'ho provata proprio perché quella era una dual motor e quindi aveva questa possibilità. Per il resto, nell'ultimissima schermata a sinistra, dopo gli shortcut, qui abbiamo la possibilità di impostare o non impostare le schermate. Per esempio, quella della navigazione io la vado a disattivare, in modo che adesso, se torno tutto a destra, dopo questa schermata non c'è più la navigazione, proprio perché l'ho disattivata. E uguale anche per le altre, ma ovviamente le altre non ha senso disattivarle perché io quelle lì le utilizzo tutte quante. Ragazzi, che dire, il Test Logic ormai lo dico da un anno e mezzo, da quando l'ho montato la prima volta sulla Model Y. Secondo me
è l'accessorio che non può mancare dentro una Tesla. Uno, perché ci mette davanti tutta una serie di dati che diversamente non avremmo, e se sei un po' nerd o se comunque ti piace conoscere determinati aspetti statistici, è un gran prodotto. In più, da quando hanno messo nel V2, quindi in questa versione, gli shortcut, secondo me veramente abbiamo raggiunto un livello altissimo, cioè io non potrei farne a meno. Infatti sono state 2 settimane lunghissime da quando, insomma, me l'hanno spedito, perché ho aspettato, aspettato e non vedevo l'ora di installarlo. E mi dispiace per la track mode, ci ho sperato perché in realtà non ne avevo conferma che non c'è sulle versioni RVD, quindi con un motore solo. Ha una logica, perché effettivamente, non essendoci il motore anteriore, la ripartizione non esiste, è soltanto trazione posteriore, quindi c'è solo un motore. Forse avrebbero potuto mettere la possibilità di disattivare tutti i controlli di stabilità, di trazione, e magari la macchina avrebbe driftato comunque, ma voglio dire, parliamo di una funzione che è veramente marginale. Io non è che andavo in giro a driftare con la Model Y e non l'avrei fatto neanche con questa, però insomma era una cosa aggiuntiva. Però poi tutti gli altri shortcut sono veramente favolosi, come lo erano su Model Y, per il riscaldamento batteria e l'anti-ticket, quindi il limite di velocità, che ho usato adesso tornando, funziona benissimo ed è una figata pazzesca. Quindi secondo me, grandissimo prodotto. In questa scatoletta c'è un grossissimo cambiamento per chi guida una Tesla. A proposito, vi dico un paio di cose riguardanti questo prodotto. Allora, questo che avete visto nello specifico, vi vado a vedere il prezzo, perché in realtà c'è, ovviamente c'è il mio codice sconto. Questo qui, che è senza la basetta di ricarica, quindi è proprio la versione più, diciamo, più economica, l'entry level di TesLogic, costa 219 euro, e quindi non c'è la basetta di ricarica, proprio quello che ho recensito io, così come lo avete visto. Quindi centralina, basetta di supporto, e la possibilità di accedere all'app, e quello che avete visto in questo video, eccolo qui, e costa 219 euro senza il mio codice, ma con il mio codice sconto Rocket avrete il 10%, e quindi vi costa 197 euro, eccolo qui. Insomma, 197 euro per un prodotto che fa tutto quello che fa il TestLogic, mi sembra veramente un prezzo incredibile, considerato che io lo utilizzo a tutte le guide. Non è l'accessorio che tu compri e poi una tendina che la usi solo d'estate, una volta ogni tanto. No, il TestLogic è un prodotto che se ce l'hai sulla macchina lo usi sempre. Ma nello store, attenzione, e lo dico perché poi magari c'è qualcuno che vuole spendere qualcosa di più, al di là che c'è questa versione ma con la basetta di ricarica col cavetto, che costa 40 dollari di più, quindi alla fine, insomma, se vi interessa ricaricare il telefono, potrete farlo. A me no, personalmente. Ma oltre a questo, oltre ad avere la basetta di ricarica, abbiamo altri due modelli di TestLogic. C'è il Tesla Pro, che va ad avere tutte le funzioni che vi ho elencato, ma in più incrementa di 50 cavalli la potenza della vostra Tesla. E questa, insomma, mi sembra una cosa piuttosto figa. È un po' come comprare il boost in Tesla. Considerate che il boost di Tesla aumenta, loro dicono 80 cavalli, in realtà sulla mia Model Y è aumentata di 62 cavalli. Questo qui, quindi TestLogic Pro, aumenta di 50 cavalli, non poco. Se vi interessa, avrete la possibilità appunto di incrementare i cavalli, ma fate attenzione alle compatibilità. Per esempio, nel mio caso, Model 3 Highland trazione posteriore non è compatibile, quindi io non l'ho recensito perché non c'era una versione compatibile, altrimenti certo che sì, mi sarei incrementato l'auto di 50 cavalli. Quindi poi, quando andate sul sito, vi faccio vedere la schermata. Questa è la compatibilità, quindi Model 3 e Y Long Range Dual Motor, e Model 3 Y Standard Range, però solo ed esclusivamente col motore 980 e non con batteria LFP. Infatti io ho una batteria LFP e per questo non c'è compatibilità con questo prodotto. Ma poi attenzione, perché ce n'è un terzo, che si chiama TestLogic Pro Performance. Questo qui è il top, è il prodotto, diciamo, migliore che c'è sul sito TestLogic, perché oltre ad avere tutte le funzioni che vi ho fatto vedere oggi, incrementa di 150 cavalli la potenza della vostra Tesla. Attenzione anche qui, eccola qui la schermata, vi faccio vedere le compatibilità. Quindi solo trazione integrale, solo motore 980, e poi ci sono le varie versioni. Diciamo che bisogna controllare la compatibilità. La cosa figa però, ragazzi, è che 150 cavalli non sono pochi, eh. Cioè, se voi avete una performance, se avete una dual motor e andate a comprare questo prodotto, avrete un incremento di 150 cavalli.
Follia, sì, probabilmente sì, però c'è, la possibilità c'è, quindi se vorrete farlo potrete farlo. Vi tolgo ogni dubbio sul discorso di compatibilità, vi faccio vedere questa immagine. C'è sul sito Teslogic il check compatibility, quindi andate lì, mettete il VIN della vostra auto e vedrete se è compatibile col prodotto che voi vorreste installare. Io farei in questo modo per non correre assolutamente nessun rischio. Spero di aver fatto una buona recensione, ma soprattutto per chi guarda il video, per chi ha guardato il video, sia per l'installazione, sia per le funzioni e sia per le possibilità di acquisto che ci sono sul sito. Vi ricordo comunque che avrete il 10% col codice Rocket su tutti e tre i prodotti che vi ho descritto. Quindi, insomma, se siete curiosi, io personalmente il modello base che costa meno di 200 dollari non me lo farei sfuggire assolutamente. Cioè per nessun motivo, perché è veramente un prodotto fighissimo che utilizzerete tantissimo. Poi è chiaro che se vorrete spendere qualcosa di più, avete la compatibilità con la vostra auto, divertitevi, insomma, perché oggi la tecnologia va avanti, ci sono queste possibilità. Vi ho detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e se non vi siete ancora iscritti al canale, questo è il pulsante iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ladies and gentlemen. Oh,